Ciao a tutti e a tutte! Nello spazio emergente di oggi vi parlerò di Un sasso in una bolla di Lincoln Londino, edito da Leggere Editore, con un prezzo di copertina di 16 euro. I protagonisti di questa storia sono Adele e Samu. Adele ha 19 anni e ha dovuto abbandonare l'idea di frequentare l'università perché improvvisamente si è dovuta occupare del padre, costantemente ubriaco e che quindi per forza di cose si è ritrovato disoccupato. Questo perché la madre di Adele, quindi la moglie di suo padre, ha deciso di andarsene per conto proprio, lasciando indietro la figlia. Samu ha 20 anni e non parla. O meglio, lui ha le capacità per farlo, ha sempre parlato fino a un anno e mezzo prima, quando un evento terribile gli ha cambiato la vita, e per farsi sentire, visto che le urla non sono mai servite, ha deciso di non parlare più a nessuno. Poi in realtà c'è anche un altro personaggio importante all'interno di questo libro, che è Angie. Angie è il migliore amico di Adele, ma anche di Samu, e è allegro, è solare, ha la passione per la fotografia, e tra l'altro sarà proprio per un progetto suo fotografico che Angie farà incontrare Adele e Samu. Quella di Nicole Londino è una storia leggera e pesante al tempo stesso. Infatti il titolo di questo libro si adatta perfettamente non solo ai protagonisti, infatti Adele si definisce come una bolla, mentre Samu come un sasso, ma proprio anche è adatta alla storia narrata. Sebbene infatti ci sia alla base una storia d'amore tra i due protagonisti, che è l'aspetto insomma della storia più leggero, quello che è molto più pesante è il passato e il presente dei due protagonisti. Adele si è ritrovata improvvisamente adulta, con delle responsabilità non da poco, con un padre a cui badare quando dovrebbe essere il contrario, con le bollette a cui pensare, con un frigo costantemente vuoto perché i soldi non bastano mai. Samu ha dovuto affrontare invece delle persone adulte che se ne sono sempre infischiate, che sono state egoiste, che si sono sempre rifiutate di vedere quello che avevano davanti, quello che stava succedendo, e per questo motivo lui ha dovuto affrontare da solo dei sensi di colpa potenzialmente distruttivi. Un sasso in una bolla per me è stata una bella lettura, per quanto mi riguarda è un romance diverso dal solito, però prendete questa affermazione con le pinze perché io non leggo tantissimi romance, non essendo questo il mio genere preferito, e quindi ho delle conoscenze piuttosto limitate del genere. Da quel poco che ho letto, per me questa è stata piuttosto una novità. Non è incentrato esclusivamente sulla storia d'amore tra i due, ma anche e forse soprattutto sui loro vissuti, sulle loro difficoltà. Ho apprezzato il fatto che la storia non fosse banale, non presentasse nemmeno i soliti cliché spesso presenti in un romance, e mi è piaciuto anche lo stile dell'autrice, che è semplice, diretto e lineare. Tra l'altro voglio sottolineare il fatto che c'è una quasi totale assenza di refusi, e questo in un libro è sempre molto piacevole. Allora, nonostante questi pregi, perché veramente ragazzi il libro è valido, non sono stata conquistata, non è un libro che mi ha fatto scattare la scintilla. Mi ha commosso, quindi mi ha sicuramente fatto scatenare delle belle emozioni, belle o deprimenti, in certi punti è piuttosto triste, però ha il pregio anche di avermi fatto provare delle emozioni, però non mi ha fatto innamorare della storia. E sebbene io facessi il tifo per Adele e Samu e volevo che la loro storia d'amore avesse un lieto fine, per almeno una volta una gioia, non mi sono affezionata particolarmente a nessuno dei due. Probabilmente è un problema mio perché, ripeto, il libro è carino, la storia è carina, è scritto bene, è toccante, però non è arrivato dritto al mio cuoricino. L'ha mancato di poco, però l'ha mancato. Però, a parte questo, se vi piacciono i romance, secondo me è assolutamente una storia che può fare al caso vostro. Bene ragazzi, questa era la mia breve recensione di Un sasso in una bolla di Nicole Londino. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se il libro vi incuriosisce oppure se lo avete letto, insomma parliamone come sempre qua sotto nei commenti. Ditemi qualsiasi cosa pensiate di questo libro, e ve lo lascio comunque linkato qui sotto ad Amazon se volete leggervi la trama o procedere all'acquisto, visto che sono appunto un'affiliata Amazon, e qua sotto trovate anche tutti i
miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!